In questo video vediamo un maestro intagliatore realizzare una replica di cornice barocca toscana del XVII secolo. La cornice è stata ordinata da un collezionista privato italiano. Come possiamo vedere, l'intagliatore, utilizzando diversi strumenti, dà al legno una forma barocca molto equilibrata. L'ornato vivido della cornice barocca prende letteralmente vita, momento dopo momento, mano a mano che si procede pazientemente con quanto descritto sopra, finché alla fine, quando l'intagliatore è abbastanza soddisfatto del proprio lavoro, inizia il processo di pulizia ed egli elimina ogni imperfezione con lo scopo di raggiungere il sorprendente risultato finale. Se si guarda attentamente, si noterà che l'intagliatore concentra i suoi sforzi ogni volta su singoli punti diversi tra loro, migliora cioè qualcosa, procede dando vita ad un'altra forma nel momento successivo, per tornare infine a una forma che apparentemente era completa, mentre in realtà non lo era. Questo è il motivo per cui si può dire che l'intaglio prende vita, momento dopo momento, con lo sforzo e la concentrazione dell'intagliatore. Occasionalmente utilizza una matita per ridisegnare la forma degli ornati dopo che essi sono già stati scolpiti. Questa azione ha lo scopo di mantenere vivida nella sua mente la forma originale da riprodurre. Il primo passo da compiere per realizzare l'arduo compito è disegnare su tutti i lati della cornice l'ornato delle foglie. Il secondo passo, invece, consiste nel dargli una forma, che dovrà essere infine perfezionata con la puntuale e leziosa rifinitura di ogni dettaglio. È chiaro che un tal tipo di esecuzione manuale necessita di tempi lunghi per essere portata a compimento. Un operatore esperto come quello che vedete all'opera potrebbe impiegare anche una settimana per scolpire una cornice in stile barocco di tale complessità.